sopra di queste quantità si parla di formaggi freschi venduti nell'arco del pochi giorni. Infatti esiste un'altra classificazione dei formaggi in riferimento alla stagione di aging period. Esistono formaggi freschi fresh cheeses fino a una settimana di tempo tra la produzione e la commercializzazione. The production of cheese and the selling of them. Semifreschi fino a un mese da un mese a sei mesi e vedremo che dentro questa fascia si trova la maggior parte dei formaggi prodotti in Italia, ma non i più importanti. Poi c'è la terza fascia dei formaggi stagionali, superano i sei mesi di stagionatura fino anche a 48 mesi. Parliamo di 8 months, per esempio del parmigiano, speaking maybe about parmigiano cheese, che normalmente viene stagionato di 2 anni da disciplinare, ma le aziende fanno dei prodotti top stagionati ancora per più tempo, fino a 48 mesi. Can reach 48 months, the best. Okay. The best. Le caratteristiche dello stesso formaggio variano molto depending on the aging il periodo di stagionatura, perché in queste fasi avvengono dei processi chimici di trasformazione degli aromi in aromi sempre più complessi into complex aromas, e quindi con una grande varietà di profumi, completely different, the flavor and the smell. E il formaggio abbandona sempre di più la sua caratteristica di acidità the sensation of acidity, e diventa sempre più morbido and e piccante, tasty and soft. Noi prendiamo un pecorino francese, lo vedremo, un pecorino di Fossa, stagionato sei mesi, tenuto, poi in grotta, sembrano due prodotti completamente diversi. E questo è dovuto alla fase della stagionatura, perché la produzione, la tecnica è sempre la stessa, cambia il periodo e il metodo.